Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per spezzare un po' gli argomenti inerenti alla fotografia, il video, i vari vlog, le varie sperimentazioni in esterna. Ragazzi, ascoltiamoci, facciamoci quattro grasse risate per ascoltare una telefonata che mi è pervenuta. Dopo che mi è pervenuta, ho pensato di accendere la telecamera, se non l'accendevo fin dall'inizio, di un agente di una società di trading che mi propone investimenti con guadagni milionari. Buon ascolto. Cioè, allora, che cosa penso io della proposta? Sicuramente interessante, madonna vacca. Ok, mi fa molto piacere che tu pensi così, però bene. Io ti sto dicendo che è anche qualcosa in più, non è solo interessante. Qualcosa in più? Ecco, proprio per il fatto che c'è il guadagno garantito, giusto? No, qualcosa in più ti sto dicendo perché noi usiamo anche altri meccanismi che in banca non li può usare. Ho capito. Credo che avrà anche qualcosa in più. Per esempio, sono dei meccanismi che ti danno la possibilità di mettere dei limiti per limitare, per minimizzare il rischio. Ho capito, dei limiti però di capitale investito, perché mi scusi, abbia pazienza. Io se faccio un investimento di partenza pensavo di ragionare almeno sui 100.000 euro, perché se no non ha nessun senso. Se voglio un guadagno garantito di 10-12 mila euro al mese, io valutavo sui 100.000. Questa è la scelta sua. Io non, la mia professionalità non mi permette di parlare per le cifre, perché la cifra è sempre il decisione del cliente, non è mio. Quindi, ho capito. Riguarda le cifre, io non entro sulle cifre. Il decisione... Ah beh, la cifra, madonna vacca, quella la decido io sicuramente. No, importante avere la garanzia del guadagno da un 10 a un 12% mensile, madonna vacca. La garanzia, ti ho detto, non sono solo dei guadagni. Importante. Sì, lo so, ci sono dei guadagni, porco Dio, con delle perdite. Noi cerchiamo a fare il possibile, a fare un buon lavoro, però ovviamente il consulente che ti seguirà oppure seguirà questa cosa qua, lui ti parlerà anche riguardo il guadagno che lei può avere, ok? No, ho capito, quindi, ma questo me l'ha già detto lei, da un 10 a un 12% al mese, no? È il consulente che segue il tuo capitale, che gestisce il capitale suo, la persona che si occuperà delle operazioni in concreto. Ovviamente ti parlerà anche per tecnicalità riguardo lo spread, riguardo i punti che si alza oppure si abbassa un mercato. Quindi tutte queste cose, oppure dei meccanismi stop loss, oppure take profit quando la usiamo, oppure quando faremo, investiamo 20% del capitale. Perciò ti sì. Stavo dicendo che... No, ma io il capitale investo il 100%, lo investo tutto il capitale, madonna vacca. Investi tutto il capitale? Ma non tutto il mio capitale, però intendo dire, se io decido una somma, e quella la investo, Cristo della Madonna Negra. Ma ok, va bene, ti ho detto che allora io non entro su queste cose, io ti sto parlando, ti posso presentare anche la piattaforma, non so se lei avrà un PC davanti, e così vedendo le cose avrà la possibilità di prendere anche una decisione. Per me, ti ho detto, quando parlo con una persona l'importante è di avere la voglia di entrare oppure aderire in questo campo. Ma guardi, io più che tutto ho la voglia, l'intenzione di realizzare, concretizzare, guadagnare, ma pretendo da un 10 a un 12% e per favore anche pulito, non che poi c'è da pagare le tasse sopra, Dio ladro. Questo è il variabile che si può arrivare. Sì, variabile tra un 10 a un 12, quindi non meno di 10, non più di 12, giusto? Che sì, con un capitale elevato sì, assolutamente sì. Allora parliamo di 100.000 euro, visto che si parlava di 10-12%, io ho detto benissimo, per avere un guadagno un po' interessante io investo 100.000 euro e io so che tutti i mesi ho variabile il guadagno da 10 a 12.000 euro, vado alla vacca, giusto? Sì, giusto. Allora a posto, fatta finita. Però attenzione,
Conto gestito, però, conto gestito. Questo si può arrivare. Si può, sì, sì, no, però deve essere garantito, deve essere garantito, sennò è inutile, perché non mi frutta poi un Cristo, Garantito, se guadagna 10 e non hai guadagnato 12, questo non vuol dire che non hai garantito. No, ma va bene, variabile tra 10 a 12. No, ma non mi sono spiegato, va benissimo variabile tra 10 a 12. Importante che non scenda sotto i 10 il guadagno e che vada da 10 a 12, insomma, 12 poi chiaramente meglio, forse anche 14, 15, tanto meglio ancora se il consulente, se il broker è valido, no? E chiaramente che se è un pirla, allora chiaramente non mi interessa più. Ma se il broker è valido, madre vacca, a me può anche star bene alcuni mesi, magari 10, 11, però non meno di 10 di guadagno pulito. Sì, 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 assolutamente sì, assolutamente sì. Certo che è valido. Allora, certo che questa è una cosa legale dove lei i guadagni li può prelevare, li può lasciare dentro a metà lavorare, avere ancora in più margine, questo è, diciamo, è tua decisione. Lei già nel primo mese ti garantisco che vedrai il tuo guadagno. Sì. Già nel primo mese vedrai il tuo guadagno. Ho capito. Quindi questo ti garantisco, sono entrati le persone adesso, si aspettano per esempio, riguarda gli investimenti su titoli di Amazon, stiamo andando su un periodo di feste, sì. Siamo nel mese novembre, sì. Già da adesso si iniziano a incontrare dei prodotti in mano acquisti online su Amazon, ovviamente il mercato si influenza e si può andare in salita, si aspettano i movimenti positivi in salita, sì. Questo noi possiamo aspettare. Ho capito. Sì, sì, ma a me non interessa perché io non ho tempo. Io affiderei tutto a un broker vostro, un consulente, certo. Quello che gestisce il conto, madre vacca. Certo. Cioè io certo. Faccio il versamento e però poi voglio una dimostrazione anche di guadagno, insomma, certo. Madre vacca. Certo, però la prima pratica dobbiamo fare insieme. Sono io che me ne occupo per la prima pratica, di creare il tuo account nella piattaforma, lo crea lei con i dati suoi personali. Ho capito. Con il password suo personale per vedere anche lei i tuoi soldi in tempo reale, anche se si occupa il consulente, lei ogni serata, quando ha tempo, può entrare nel tuo account per vedere i tuoi soldi in tempo reale. Ho capito, però è possibile avere una dimostrazione di guadagno prima del versamento, perché sa, allora, voi potreste anche essere società truffa, come dicevamo all'inizio, no? Poi lei mi ha detto che voi non siete truffa, però potrebbe anche essere truffa, no? Quindi io chiedevo se era possibile, prima di fare un investimento iniziale io, no? Vedere, apriamo un conto gestito fittizio con una somma che magari mettete voi come società e mi fate vedere per i primi mesi i guadagni dei 10, 12 mila euro, eccetera. Passati 3-4 mesi, quando io vedo i guadagni con mano, a quel punto faccio il versamento della somma io di 100 mila euro, vado alla vacca. Questo non è possibile. Non è possibile, perché se no, scusa, mi scusi, come faccio io ad avere la garanzia, la certezza che poi i guadagni effettivamente ci sono e se poi dopo non ci fossero e che ci sono tutte perdite, perché mettiamo ipotesi che il broker è pirla, è sub e non riesce a concretizzare guadagni, io cosa faccio del mio capitale? Perdo il capitale, madre la vacca. Ti serve la mia risposta? Mi serve sì, perché si parla di soldi importanti, Cristo chi più. Assolutamente sì, perché per cosa stiamo parlando? Per soldi importanti e per soldi reali stiamo parlando. Certo. Quindi qua non è che siamo qua per niente, stiamo parlando per soldi reali, ti ho detto già dall'inizio. Perché io il mio investimento, il mio capitale da investire ho calcolato dalle ultime, chiacchierata che abbiamo fatto di 100.000 euro, allora valutavo di 100.000 euro, però volevo avere una prova dei guadagni prima di fare il versamento, Dio scassato. Questo che mi hai chiesto, ti do io la risposta, quando hai fatto gli investimenti tramite banca? Il consulente finanziario, il broker finanziario della banca, sì. Ti hai fatto prima una prova con i soldi che investe lui per vedere lei dei guadagni oppure hai messo tu i soldi? No, vabbè, ma lì è un discorso diverso qua. Se io apro un deposito titoli, faccio compra vendite di azioni, è un discorso diverso. Invece nel vostro caso...
No, nel vostro caso, Dio scaricatore di porto cambia, perché lì si parla di conto gestito, quindi io pretendo una garanzia del manager che mi produca dei guadagni, porco Dio, da un 10 a 15 mila euro mensili puliti. Sì, sì, questo ti ho detto e io ti dico di nuovo questo, che questo è il variabile che si può arrivare con questa somma alta che tu pensi a investire. Ecco, ma attenzione, variabile da un 10 a un 12, sì, che però non sia meno, sì, di 10, Dio, sì, scaricatore di porto. Sì, sì, sì. Oh, beh, se mi garantisce allora non meno di 10.000, allora va bene, sì, sì, d'accordo, accetto. Anzi, partiamo subito. Su. Se hai bisogno di fare una prova, siccome mi hai detto tu hai bisogno... No, ma io pretendo di fare una prova, Allora, e io te lo dico come lo puoi fare una prova. Ok. Ti do io l'opzione. Bene, molto bene. Tu pensi nella tua testa a investire 100.000, non investi 100.000 euro subito, investi 10.000 con un conto gestito. No, ma 10.000 no, fa ridere, poi dei guadagni che fanno ridere, Senti, hai bisogno di prova. Le prove si fanno così, concretizzati. Non investi. Non accettiamo a investire 100.000 euro subito, però investiamo 10.000, la somma iniziale. Così, il consulente seguirà, farà il tuo investimento con 10.000 euro. E 10.000 euro, ho capito, ma e se poi dopo è truffa che io anziché guadagnare perdo e ci rimetto pure 10.000 euro, Dio ladro? Senti. Il consulente ti parlerà, ti dirà che guarda, abbiamo 10.000 euro in questo portafoglio. Al fine di questo mese, anche dall'altro mese, con questi soldi che abbiamo possiamo arrivare a questo punto. Poi tu verifica, vedi, perché ovviamente che anche tu lo puoi vedere, quello che succede, quello che si fa, le operazioni, il rendimento, tutte queste cose, poi vedi se è una cosa esatta come ti ho detto io o no. Perché? Vabbè, però io voglio dire, io sa cos'è? Allora, io per gestire un conto gestito, aprire un conto gestito fidandomi della vostra società, io pretendo una dimostrazione di sincerità e correttezza. Per cui lei mi dice, investi 10.000 euro. Ma invece 10.000 euro, se poi mi capita un broker pirla che fa investimenti sbagliati e mi fa perdere il capitale, nel culo ce l'ho poi io, no? Quindi, per quello che io dicevo, ragioniamo pure sulla base di 100.000. La società a nome mio investe a nome mio 100.000 euro, ma la società... Io per 3-4 mesi, se vedo un guadagno tutti i mesi di 10-12.000 euro, a quel punto, passati i primi 3-4 mesi, investo io i 100.000 e chiaramente sempre... con il conto gestito di un maiale. Ma non si fanno così, io ti ho fatto l'esempio con le banche, io ti sto parlando chiaramente. Se tu veramente sei interessato di testare e conoscere... Super interessato e pretendo guadagni da 10 a 12 mila tutti i mesi, ma non meno di 10, bisogna fare poi un contratto scritto, vado alla vacca. Ma le stavo dicendo, io questo... Allora, ti ho confermato e ti ho detto... più di 5 volte sì, questo è il variabile del guadagno, dal 10 fino al 12 massimo. Ah, ecco, dal 10 fino al 12, però attenzione, non è questo. Dio sacco di letame, non meno di 10 però, attenzione, non meno di 10. Senti, no, perché se poi dopo arriva il broker pirla che mi fa investimenti sbagliati, mi fa perdere soldi, allora lì sono bestemmie che volano, Ma lei ha la possibilità di prelevare i tuoi soldi, scusa. Ti stavo dicendo mille volte che il capitale si controlla da lei. Sì, ho capito, no, ma io pretendo col conto gestito da variabile guadagno da 10 a 12, sì, ma non meno di 10. Cioè, io pretendo, perché comunque mi scusi, allora io verso 100.000 euro, no? Poniamo caso che il guadagno mensile sia di 10 e non 12. Facciamo il caso più basso, il minimo, perché il 12 è il massimo, abbiamo detto il 10 è il minimo, giusto? Perfetto, allora 10.000 euro, io in 10 mesi
raddoppio il capitale, arrivo a 100.000 euro, così tiro via tutto e arrivo a casa con 200.000 euro, madò la vacca. Erano questi i miei piani, capisci? Va bene, però... Sì, perché in meno di un anno io raddoppio il capitale, a me interessava proprio fare quello, perché quel pretendo proprio quell'investimento lì. Ok, ho capito cosa mi hai detto. Allora, bene, allora madonna vacca, allora siamo a posto. Stiamo parlando per la prova. La prova, allora mettete voi 100.000 e mi fate vedere, io rilascio il vostro, vi lascio il mio IBAN, voi mi fate i versamenti tutti i mesi, possiamo già partire adesso da novembre, io per esempio a fine novembre se vedo 10.000, non dico 12, ma anche 10-11.000, per 3-4 mesi arrivo a 30-40.000 e poi apro io il conto dei 100.000, vado alla vacca. Antonio, per testare in concreto, ti stavo dicendo, ti sto dando un'opzione che... Più di questo cosa devo fare altro? Allora, per fare una prova... No, 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 ma io pretendo assolutamente. Assolutamente, ma è il tuo diritto. Certo, e io pretendo, e come no, certo. E io ti capisco. E io cosa ti sto dicendo? Io ti sto dicendo che lei, perché devi investire subito 100.000 euro? Ma perché se no i guadagni fanno ridere, cosa investo 10, 20, 30 mila euro per guadagnare 4 monetine, ma insomma, cioè, per chi m'hai preso? Per un pezzente, per un barbone? Ma scusami, sai, porco Dio. Vuole fare una prova, la prova si fa con... No, 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 ma io voglio subito fare prova con una cifra, un minimo, io non dico perché 4 monetine non mi interessa, ma un minimo 100.000, la società mette 100.000 e io do l'IBAN alla società e pretendo di vedere tutti i mesi quei 10.000, 11, 12 che mi entrano sul conto, a quel punto partiamo. Senti un po', io che parlo, qua mi paga la società, il consulente viene pagato dalla società, non è che lo paghi lei. Ma ci manca ancora che io pago il consulente, madonna vacca, io guadagno e basta. No, non la paga lei il consulente. Il consulente si paga da quello che si guadagna dallo spread, dal volume. Sì, sì, ma a me interessano i 10-12 mila euro puliti tutti i mesi di guadagno a garantito, madonna vacca. Però, no, ti ho detto anche una volta, quando parliamo per un investimento, non devi parlare per garanzia. Eh beh, allora vuol dire che il broker non è valido se non garantisce, non è valido. Allora cambiate broker, madonna baldracker. Cosa stai dicendo? Ti ho fatto un esempio semplice. Se apri un ristorante, tu investi 100.000 euro, 200.000 euro. Tu lo sai che domani si può guadagnare per 2 anni questi soldi che hai investito? Ma è proprio per quello che io mi affido a una società di trading, proprio per avere la garanzia dei guadagni, madonna vacca. Ma... Allora, le stavo dicendo... Perché io ho già parlato con altre società vostre concorrenti e mi hanno garantito guadagni anche più alti, anche 15, 18, 20 mila. Quindi attenzione, perché io parto con un'altra società a investire 100.000 euro. L'investo su un'altra società. Io sono disposto a investire con voi, però pretendo assolutamente la garanzia. Io non sono un piccolino di parlare le parole che io... Non li posso credere. Quelli che parlano così sono bambini, perché sono bambini. Guardi, bambini o non bambini, a me non mi interessa niente, a me interessa i 10-12 mila euro di guadagni tutti i mesi, madonna vacca. Per parlare riguardo il campo della borsa. Ma no, ma allora, importante che il broker sia un broker valido e che non sia un pirla. Io le stavo dicendo che è un broker valido, lei mi stava dicendo adesso che se non è un broker valido, ma scusa, allora, qua... Ma il broker per forza deve essere valido, madonna Baldracker. Ma certo che è valido il broker, cosa stai dicendo? Ma se è valido allora mi garantisce 10-12 mila euro di guadagno tutti i mesi, quindi facciamo la prova, adesso io vi mando subito tramite email il mio IBAN e incominciamo subito, a fine novembre io vedo già i miei primi 10-12 mila euro sul conto. Non si inizia, allora, con soldi nostri non si inizia a investire in questo campo. Ma no, solo come dimostrativo, poi restituisco tutto, no, è solo come dimostrativo. Se io vedo quei 30-40, facciamo 3-4 mesi, dai 30-40 mila euro sul conto, poi dopo io tiro fuori 100 mila. Cosa stai dicendo, scusa, cosa stai dicendo? E no, è perché voi mi dimostriate in maniera che io abbia le prove che voi non siete...
ma io sono serissimo, che voi non siete, ma no, io pretendo una dimostrazione che voi non siete società truffa. Ma scusa, cosa stai dicendo? Io visto che devo investire 100.000 euro, dovrò tutelarmi un attimino ed essere sicuro che voi non siate società truffa. Porco Dio, è il minimo. Io metto io dal mio portafoglio 40.000 euro per mostrare a lei che questa è una cosa legale. Ma no, non dal suo portafoglio, dalla società, no, mica dal suo portafoglio, madre vacca. Ma tu mi stai chiedendo... Ma lei può anche essere il barbone qualunque, è la società che deve pagare, no? Ma non stiamo parlando per barboni qua, perché la società ha 2 milioni clienti operativi. Porco Dio! E non è una società che sta operando solo in Italia. Ah. Amazon come mercato azionario è americana. Ma dove operate anche in Congo? No, operiamo, le stavo dicendo, una società internazionale. Quindi anche Nigeria? Mercati dentro, lei può operare. Oman, Yemen, Congo. Materie prime. Ma oh, porco Dio, materie prime. Anche materie seconde. Anche materie prime. Ma a me non interessa prime, seconde, terze le materie. Guardi, a me quello che mi interessa è il guadagno pulito, garantito, 10-12 mila euro mensile. A questo ti stavo dicendo anch'io, però... Se lo dice anche lei, siamo d'accordo, allora partiamo, su, le mando, mi dia la mail che mando subito l'IBAN, avanti. Come, manda l'IBAN a me? No, l'IBAN per poter fare i bonifici a me dei primi mesi di prova, 3-4 mesi, poi io faccio il versamento dei 100.000, madre vacca. No, non ci siamo qua. Allora se non siete disposti a fare una dimostrazione di correttezza e onestà che mi fate guadagnare, mi dimostrate un guadagno reale 10-12 mila euro per i primi 3-4 mesi dove io non mi impegno in un cazzo di niente, allora non partiamo neanche. È chiaro che se invece così fosse, allora partiamo. Dopo i primi 3-4 mesi io investo i 100.000, dopodiché so che nel giro di 10 mesi, considerato un guadagno minimo di 10.000, non parliamo di 12.000, io so che in 10 mesi ho tirato su 100.000 euro, per cui il mio capitale è raddoppiato. Madonna negra. Siamo seri. Io sono serissimo, Ma, allora, le condizioni della società sono quelle. Io ti ho dato l'opzione. Le condizioni 10-12 mila di guadagno tutti i mesi garantito. Questo, ti ho dato un riferimento, un'opzione. Per fare questo... L'opzione della prova dei guadagni di 30-40 mila euro sul mio conto, sì? No, senti un po', senti, perché non funziona così. Mi dà lei a IBAN e ti mando io soldi nel tuo IBAN. Sì, ma come prova, come dimostrazione di fiducia, di onestà, di fiducia. Per quello, perché sennò io come faccio a partire, Cristo, una Madonna vacca? Ma senti, tu vedrai prima di tutto perché mi hai parlato subito dei soldi, vedrai la piattaforma prima di tutto. Vedrai la prima, scusa? Devi vedere la piattaforma, dove noi operiamo. Ma la piattaforma, io mica tanto tempo perché io ho i miei affari da guardare, io pretendo un conto gestito dove ci sia un broker che però sia valido, mi raccomando, non che sia un pelacurdin, ne scausa can, un fulatù, perché sennò a me mi interessa. No, Sicilia, a me non mi interessa niente, io pretendo il conto gestito con la garanzia dei 10-12 mila euro. E allora se vuoi un conto gestito, un guadagno 10 fino al 12%, andiamo avanti a fare un bonifico, ti mando i dati del bonifico e... Guarda, io il mio IBAN lo do subito, così per i primi 3-4 mesi, se io vedo dei bonifici di 10-12 mila euro per mese, tutti i mesi, io parto poi dopo 3-4 mesi, per esempio, non so adesso siamo a novembre, metti a febbraio del prossimo anno, se vuoi già anche a fine gennaio, io faccio il versamento alla società, però poi ci deve pensare il broker, Madonna Baldracker. Porco Dio, sì. Io quando vedo 30-40 mila, poi verso i 100 mila e poi da lì in avanti pretendo i guadagni costanti da 10-12 mila massimo, ma al minimo 10 mila, Dio sacco di letame. Lei sta chiedendo a una società di cambiare i condizioni, il modo come noi operiamo. Quello che lei mi sta chiedendo non succederà. Ho capito, quindi società truffa.
È truffa allora, truffa. È andato in banca, hai messo i soldi, non ti hanno mostrato un cazzo. Cazzo! Madonna negra! Ma porco fan! Che mi parli le cose che non ci sono! Ma io infatti non parlo con le banche proprio perché io voglio guadagnare garantito, ecco perché mi rivolgo alla società di Tradin. Ma prima mi hai detto che hai investito in banca. Sì, ma in passato, no adesso, in passato ho investito in banca, ma adesso io pretendo una seria società di trading online e cazzi e madone vacche negre. Ecco. Loro quando hai messo i soldi ti hanno fatto una dimostrazione. No, ma dimostrazione no, però una società di conti gestiti seria, una dimostrazione di onestà, non chiedo chissà cosa, ma 30-40 mila euro insomma per invogliarmi a investire, no? Che cazzo? È una persona che io sento che vuoi cambiare queste cose. Perché non è no, ma io non voglio cambiare un Cristo, io voglio soltanto la garanzia di onestà, solo quello, è modo la vacca. Scusa, ci sono società australiane che stanno operando da tanti anni, 30 anni nel campo degli investimenti online. Ah, ma non mi interessa se arriva dall'Australia o dove arriva, l'importante è che guardo i miei 10-12 mila euro al mese puliti sul mio conto corrente, poi può arrivare anche dal Bangladesh la società, è madonna vacca. Non parla in aira, non può cambiare le condizioni di una società, anche se tu... Beh, per un cliente importante possono cambiare come le condizioni della società, Madonna Negra? No, non possono cambiare, anche per 1 milione di euro non si può cambiare. Ah, neanche per 1 milione di euro? No, perché... Porco Dio! Sono 2 milioni clienti. La società... 2 milioni clienti? Madonna, pazzesco! Già operativo oggi, se entra già operativo oggi nella piattaforma. Ma perché io parlo per niente qua? Il mio No, ma per carità. Con lei qua 40 minuti. Sì. Ma tu non sei serio. Come non sono serio? Se ti ho appena detto che è mia intenzione aprire un conto gestito, un investimento iniziale di 100.000. Se attenzione, io poi ti aggiungo anche questo. Se vedo che ci sono i guadagni reali da 10 a 12 mila euro... quindi sarebbero un 10-12% sulla base di 100.000, no? E vedo per i primi 6 mesi sono costanti, un mese 10, poi 11, poi 12, poi di nuovo 10, eccetera, eccetera. Io poi posso mettere... Fammi finire, Dio porco! Allora io posso poi aumentare il mio capitale da 100.000 a 200, 300, 400, anche 500.000, Madonna Negra, perché così sono 50-60.000 euro di guadagni mensili. Faremo così. Eh sì, è una barra negra. Domani. Sì. Di nuovo Ecco, così io ti do subito il mio IBAN per i bonifici. No, ti do io l'IBAN della società per mandare 100.000 euro per iniziare. Da col cazzo, e chi mi garantisce che poi il broker non sia un pirla, Madonna Baldracker? Sto parlando come un uomo io, non come una donna. Ma io pensavo un transcupio della voce. No, io sono un uomo e ti garantisco sono un uomo reale. Ah, non transcupio, no? Ah, vabbè, meno male che un uomo. Avrei preferito una donna, un bel pezzo di... Vabbè, comunque, ma contento anche dell'uomo, basta che non sia transcupio. Se mi vedi davanti, ti garantisco che parlerà un po' più piano. Ma cosa vuol dire piano, forte? Ma tanto quello che conta sono i fatti, cosa c'entra il volume, Madonna Negra? Vuol dire che devi essere un po' più serio. Ma io sono serissimo e pretendo però di non... Allora, io pretendo la dimostrazione che la società non sia società truffa. Tu pensi che... Allora, la ora è 7:30 e io... Sì? Io finisco sempre alle 19. Tu pensi che... Che culo! Sono un scemo che parlo qua al telefonino per parlare cazzate. E io che perdo il mio preziosissimo tempo qua a parlare con lei, mi scusi, sa, eh? No, tu pensi che tu non sei serio, perché fa così come sei in bagno? Ma no, in bagno, mica scorreggiato, solo ruttato, no, eh. Tu sta facendo, non una volta, 10 volte fino adesso. Vabbè, perché sto digerendo, poverino, io sto digerendo una cena molto abbondante, di Dio maiale. Sì, però
stavo dicendo che uno che è serio, uno che è serio ti mostra a un proprio cliente la serietà facendo un esempio dimostrativo di un fondo investito dalla società, fa vedere al cliente i primi guadagni, acquisisce la fiducia del cliente, dopodiché il cliente parte con un investimento, nel mio caso, di 100.000 euro. È la prima volta che io sento questo. Ah, ma guarda, il mondo cambia, sai, eh? Scusami, sembra che arrivi dal pianeta Marte. Il mondo è completo. Perché la gente si fida sempre meno, visto che c'è tante società truffa, madonna la barca. La società non si cambia per una persona. Beh, allora vuol dire che è truffa. Questo è il tuo pensiero. Io non mi fido un cazzo, devo investire 100.000 euro in una società che non so manco che, potrebbero essere i primi, il branco di filibustieri, e te mi pare di un guadagno di 10-12.000 euro e poi dopo mi barbate i soldi e io rimango senza i 100.000 euro, ma c'ho mica scritto pirla sulla fronte, no? Investi 100.000 euro, se tu sei uno di quelli che investi 100.000 euro... E vorrei vedere, porco Dio! Opzione, non investi 100.000, investi 10... Vedi per 2 mesi e poi decidi, ti piace o no. Ma scusami, e ti sembra questa una dimostrazione di onestà? Scusa un attimo, se tu fossi società truffa, no? Io investo 10.000, no? E tu mi dici, vedi i primi guadagni, poi dopo voglio ritirare i miei 10.000 e me li barbi, te porco Dio, che c'ho scritto cretino sulla testa, sulla fronte, madonna, sacco di letame. Siamo qua per rubare i tuoi soldi, scusa, stiamo parlando per investimenti. E io come faccio a sapere che te non sei il primo ladro della terra? Abbi pazienza, scusami, sai, Mettimi in prova. Ah no, tu mi devi dimostrare allora di un investimento da parte tua di società allora, a nome mio con i guadagni nelle mie tasche. Oh, allora lì poi dopo investo anche 100.000, 200.000. Faremo così. Molto bene. Oh, finalmente. 40 minuti per farti entrare nella capoccia il fatto che mi devi dimostrare che non sei un filibustiere, ma della vacca. No, senti un po', facciamo così. Investi 10.000 e per una... Col cazzo! 100.000, non 10.000. Senti. Porco Dio. Faremo così per testare chi siamo noi. Investi 10.000 euro. 100.000! Una settimana, senti un po'. Ma lasciami a parlare io. Parlare tu, hai già parlato che ne ho già due palle così. Prelievi 5.000. Ma un prelievo di 5.000, lì può prelevare o no? Così si fa testare la società se è seria o no, ti arrivano i soldi indietro? No, ma io pretendo che la società faccia l'investimento a nome mio, chiaramente cagando i soldi lei ovviamente, però i guadagni pretendo intascarli io subito. Se vuoi investire qua, investi, se non vuoi investire allora parliamo per niente. No, ma io pretendo, a me interessa una cosa solo, i guadagni puliti, dal 10 al 12%. I guadagni si arrivano quando lei ha le palle di tentare. I guadagni non arrivano se tu non hai le palle di tentare in questa vita. E la società deve avere le palle di dimostrare a me cliente di essere seria, farmi guadagnare 30-40.000 euro per i primi mesi e poi dopo io ho la fiducia e poi investo io, madonna, vacca schifosa. Senti, la società ha palle più grandi di te e anche di me insieme, tu in due. Fortunata. Ha tanti anni in questo ambito e non ce ne frega niente per 100.000 euro. 100.000 euro sono soldi per comprare un caffè. Porco Dio! Porco Dio, ti stavo dicendo io. Madonna, ha fatto pure la rima. Porco Dio, stavo dicendo io. Madonna, ma non lo sai che le società che investono in questo ambito hanno tanti soldi? Sono miliardari. Per carità, beate loro. Ma infatti a me interessava. No, perché spiego, come dicevo già l'altra volta che ci siamo sentiti, che mi avevi chiamato, no? Io ho quei 100.000 che tenerli sul conto, poi con l'inflazione che sale, con un sacco di palle, poi le banche anche lì, se dovessero fallire, fino a 100.000 euro sono coperte la garanzia, sopra non sono più coperte, insomma. C'ho sti 100.000 euro che ballano. Voglio investirli in maniera proficua, nel senso che comunque
Col Tradinge, siccome io conosco anche altre società, mi sono rapportato anche con altre persone che conosco, con amici che fanno Tradinge, mi hanno detto: guarda, un 10-12% di guadagno, te in meno di un anno raddoppi il capitale, nel senso che in 10 mesi, io mi sono fatto il calcolo, se parliamo adesso che è novembre, no? Io faccio l'investimento, incominciamo da novembre e a settembre del prossimo anno io ho 100.000 minimo, se non 120.000 di guadagno, i miei 100.000 sono diventati 200.000. A me interessava fare quel guadagno lì veloce e consistente. Ti posso fare un calcolo semplice, perché? No, ma io pretendo subito. Tu mi arrabbi, lo sai perché? Porco Dio. La matematica non sbaglia, signor Antonio. Infatti, da un 10 al 12% è chiaro, io so molto bene che in 10 anni 100.000 euro io in tasco minimo 100.000 euro di falso. Parlo io, ti stavo dicendo. Fortunato, parla te, devi mettere un'ora che parli. Allora, Amazon, durante la pandemia ha avuto su un mese un movimento di 40%. Porco Dio. Cosa vuol dire questo? 40% su 10.000 euro investiti su un'operazione Amazon in salita, sfruttando Amazon in salita. Madonna vacca! Calcoli quanto sarebbe il guadagno? Perché io non so fare. Ah, guarda, ma a me di Amazon mi interessa niente, mi interessa guadagnare io, eh. Ti ho fatto esempio concreto. Sì, sì, ma non mi interessa Amazon, a me interessa di guadagnare, io pretendo nel giro di 10 mesi di guadagnare 100.000. Ti ho preso Amazon per un motivo semplice, perché ci sono tante persone che non hanno credo quello che gli hanno detto le altre persone che capiscono di queste cose. Sì, sì, no, ma io credo ciecamente, voglio solo una dimostrazione di fiducia. No, dimostrazione non esiste, io ti stavo dicendo che... Ti ho fatto il calcolo e ti ho fatto questo esempio per capire. No, no, ma io faccio l'unico calcolo che faccio io degli interessi e dei guadagni miei, madre vacca. Sai cosa vuol dire di investire su trading? Perciò ti stavo dicendo. Sì, ma io pretendo. Lei pretende se un movimento del mercato ha un movimento alto di 40%, 50%, tu non sai quando sarebbe il guadagno, sarebbe molto più alto da quello che tu immagini. Se è ancora più alto, 30-40% mi va bene, vuol dire che, ma in un mese, quindi se io investo 100.000 euro, io il primo mese guadagno già 30.000, il secondo mese 40.000, allora mi interessa ancora di più, partiamo subito, no? 30-40% mi interessa ancora di più, madonna vacca. Cosa pensi che io quando ti parlo per i variabili, ti parlo perché sono un caso? Ma variabili, infatti, a me interessa che vari da 10 a 12 mila fino a 30-40 mila, mi interessa, è come se varia, basta che vari in alto, non in basso, se no il broker è pirla, perché io pretendo conto gestito. Domani io ti manderò tutto i documenti legali della società, via PDF. Sì, 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 perfetto. Allora guarda, chiamami domani così definiamo tutto, mi fai la dimostrazione 3-4 mesi, se i guadagni sono 30-40 mila meglio ancora, così dunque 3x4, 12, 4 mesi sono più o meno 120 mila euro, io vedo 120 mila euro sul conto, anzi sai cosa faccio? Non tiro fuori nemmeno i miei 100 mila. Io prendo i miei 100.000, i 100.000 euro di guadagno che ricavo dai guadagni miei, dagli interessi, e investo quei 100.000 e poi su quelli pretendo ancora il guadagno. L'ultima parola e ti lascio. Va bene, allora ci sentiamo domani, mi raccomando, puntuale, madonna vacca. Domani ti mando i documenti legali della società. Sì, sì, fortunato. Domani ti parlerò e poi se vuoi... Provare, testare. Provare per credere. Ok. Perfetto, allora chiamami domani, mi raccomando. A che ora? Bah, che ora, porco Dio. Dopo Dio cane, fai una roba tipo 6:30 così. 6:30? Sì, okay. Sì. Vabbè. Spero che domani non hai mangiato qualcosa che hai mangiato oggi. Oh beh, ma io mangio tutti i giorni, molto abbondante, anche un cinghiale intero cucinato per pranzo. Anche io mangio, però
sono un po' più tranquillo di te. Oh beh, ma lì ognuno, io c'ho lo stomaco che purtroppo deve digerire e fermentare, quindi è normale per me, comunque, madre vacca. Da dove sei? Da quale zona d'Italia sei? Oh beh, io sono proprio del nord, porco Dio. Ah, del nord? È del nord, porco Dio, sì. Infatti per quello che pretendo soltanto guadagni di un certo spessore, perché sennò non mi interessa niente, mi interessa un Cristo. Ok, va bene. Parliamo domani. Perfetto, a domani. A domani, grazie, ciao. Ciao, 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 ciao. C'è anche un secondo tempo.